Ci sarà un utilizzo sociale degli orti Jacobilli che saranno restituiti alla cittadinanza attraverso un affidamento in concessione a titolo gratuito ad un soggetto o una cooperativa sociale di tipo B oppure a un'associazione che si impegnerà per raggiungere l'obiettivo di utilizzare i 2000 metri quadrati disponibili per riportare l'agricoltura negli antichi orti della città. L'iniziativa, che fa parte del progetto nazionale Orti Urbani, è stata illustrata dal vice sindaco di Foligno, Maria Frigeri. È un'area di grandissimo pregio all'interno del nostro centro storico e che è inserita dentro a un progetto nazionale che è il progetto degli Orti Urbani, un progetto promosso da Italia Nostra e da ANCI. Oggi presenti alla nostra conferenza stampa proprio a sottolineare il valore culturale di questo progetto. Valore culturale perché è il recupero di un'attività che storicamente era in quest'area. Il progetto, nato nel 2009, quando il Comune di Foligno ha aderito al progetto di Italia Nostra d'intesa con l'ANCI e Coldiretti, intende valorizzare questi spazi nei pressi della Torre dei Cinque Cantoni. Orti proprio a ridosso di tutto il centro storico e che attualmente hanno un portone un po' troppo chiuso. Questo ha per noi un grande valore. È il primo progetto che in Umbria parte come orto urbano dopo che è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'ANCI e la Regione dell'Umbria proprio sulla valorizzazione degli orti urbani.